Buonasera, buonasera a voi. Sono appena tornato dalla manifestazione, quindi sono ancora in abbigliamento da manifestazione. Non tolgo il cappellino perché sono impresentabile e quindi è meglio così. È stata una giornata sicuramente molto faticosa, come sempre, probabilmente non ho più l'età per fare queste maratone, perché alla fine, insomma, in 2 ore, 3 ore, quello che è. Di camminata si fanno parecchi chilometri, si fanno qualcosa come vicino ai 10 chilometri, no? Quindi è un bel allenamento per tutti. Anche oggi la manifestazione di Milano è stata straordinaria, una grande partecipazione con numeri molto importanti. E tra l'altro, quello che ho avuto modo di dirvi durante la diretta, che adesso ho degli elementi per dire che la manifestazione è vera nel senso che veramente del popolo. Perché vedete, ormai a Milano è stato decapitato tutto il vertice organizzativo delle manifestazioni con le DASPO, che di volta in volta sono arrivati ai vari leader che si alternavano anche alla guida di questi cortei. E i cittadini piano piano però si sono improvvisati una volta l'uno, una volta l'altro. Oggi è stata la volta di una straordinaria donna in carrozzina. Io a un certo punto l'ho intervistata proprio chiedendogli per chi, come mai lei facesse questa cosa, convinto che lei mi dicesse per tutti quelli come me che sono disabili, perché lei è una disabile in carrozzina. E invece lei mi ha detto che era per le sue figlie, che lui lo faceva per i suoi figli, per il futuro dei suoi figli, cioè non ha pensato e non pensa a se stessa, ma sta pensando ai suoi figli. E vi assicuro, questa donna è sempre stata nel corteo, chiaramente non ha mai avuto il ruolo di spicro, di quella che trascina il corteo stesso, ma oggi le è toccato, si è presa questa responsabilità. Tra l'altro, durante il corteo è andata a vedervi, che è molto interessante rivedervi le immagini in diretta che io ho mandato. C'erano continue discussioni, ma assolutamente di confronto, positive, tra chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro, perché a un certo punto. All'inizio sembrava anche che oggi fosse difficile e impossibile muoversi da Piazza Fontana, per chi non è di Milano, è proprio alle spalle di Piazza del Duomo, perché il solito tragitto che da Piazza Fontana porta direttamente in Piazza del Duomo è stato sbarrato da parte delle forze dell'ordine e quindi si aveva la sensazione che oggi non volessero farci andare via da Piazza Fontana, che volevano rinchiuderci in quella piazza, tra l'altro neanche tanto grande. Poi a un certo punto si è riusciti a partire da una parte opposta, aggirando praticamente Piazza del Duomo, un lungo giro che alla fine ha portato ugualmente di nuovo in zona Piazza del Duomo. E lì si è accesa una discussione tra manifestanti che avevano paura che a quel punto ci avrebbero caricato e non volevano andare avanti e hanno proposto di sederci lì tutti per terra, e altri manifestanti che invece hanno insistito per continuare il tragitto. Hanno vinto quest'ultimi e infatti hanno dato loro ragione, perché poi a un certo punto siamo riusciti a rimetterci sul solito percorso, cioè da Piazza del Duomo ad andare verso Piazza San Babila e poi Corso Venezia, Piazzale Oberdan, Corso Buenos Aires, il tragitto che si è fatto anche in alcune circostanze nelle ultime settimane. Vedete, nasce la solita cosa che vi ho sempre detto. Se siamo in pochi, le forze dell'ordine ti bloccano. Non c'è niente da fare, ti bloccano. Se siamo in 15-20 mila come oggi, loro questo non lo fanno, perché sanno perfettamente che rispetto ad una manifestazione pacifica, e loro sanno quando ci sono e quando non ci sono infiltrati, oggi di infiltrati non ce n'erano. Io ho inquadrato molte volte la testa del corteo, le facce erano assolutamente di cittadini con i loro figli, con gente anziana. A un certo punto c'era un signore che teneva
lo striscione, che era un ultra ottantenne, e c'era un bambino con un piccolo megafono che gridava: No Green Pass, libertà. No, quindi veramente c'era il mondo e c'erano diverse generazioni. E quindi stavo dicendo, la polizia assolutamente non è intervenuta, ha lasciato fare, almeno fin quando io ho seguito il corteo, era tutto pacifico perché poi a quel punto non era ancora finita, ma io ho dovuto andare a prendere mia moglie sul lavoro, che finiva il lavoro alle ore 20 e quindi non ho più seguito nell'ultimo tratto il corteo stesso. E adesso ho voluto fare subito il video, se no diventa troppo tardi. Allora, veniamo alla grande notizia. Stiamo lavorando, ve l'avevo già preannunciato, il tentativo di finalmente, dico io, riuscire a fare qualcosa che unisca gli italiani, cioè non lo spezzatino di sempre, che per carità, io non sono contro questo spezzatino, ci sta bene, va benissimo, ma quelli che magari durante la settimana manifestano, poi però devono anche aderire ad un qualcosa che adesso sta nascendo e che va al di là, e cioè il fatto di avere a livello regionale un coordinamento unico, chiaramente dietro i portuali, dietro la guida di Stefano Putzer. Quindi questa è un'idea, un'iniziativa che parte da loro, da queste persone che stanno aiutando Stefano Putzer. Nel Veneto già esistita, già c'è, in pochi giorni si è realizzato questo movimento, questo gruppo che nel Veneto si chiama Trieste Chiama, Veneto Risponde. E da domani vi posso preannunciare, non so se riuscirò in mattinata, nel pomeriggio, questo non ve lo posso promettere. Però chiaramente nel primo video che farò di giornata vi darò eventualmente una conferma. Parte in Lombardia la chat, scusate che poi è un gruppo, poi vi spiegherò le dinamiche per non creare troppo caos, non si potranno inserire messaggi e video, ma solo rispondere su dei video, fare dei commenti, ma non personalmente mettere del materiale, perché servirà soprattutto come informazione delle varie iniziative, informazione delle cose importanti che possono succedere, dei vari cambiamenti che ci saranno, che chiaramente partono sempre a guida, ovviamente, da Trieste. Ecco, vi ho detto, questo gruppo, che appunto si chiamerà Trieste Chiama, Lombardia Risponde. Quindi nasce questo coordinamento, ripeto, è l'unico. Attenzione, perché come vi ho detto ieri, ci sono molti infiltrati, molti che creano gruppi legittimi. Attenzione, state attenti a quello che sto per dire, assolutamente legittimi, non legittimi quando vogliono o copiare un qualcosa o metterci dietro Stefano Putzer. L'unico gruppo autorizzato al momento da parte dei portuali è questo gruppo che io formerò domani su Telegram, che ripeto si chiama, lo scriverò in stampatello così come è scritto quello del Veneto, Trieste Chiama Lombardia Risponde. Questo quindi è quello che stiamo cercando di fare. Loro ovviamente allargheranno questa strategia alle altre regioni, so che sono già ben avviati, soprattutto nel nord, c'è sempre qualche difficoltà in più nel sud dell'Italia. Prossima settimana potrebbe, parlo sempre al condizionale perché ci sono rapidi vari sviluppi, dipenderà da cosa verrà fuori dal Consiglio dei Ministri martedì, ovviamente anche. Ma può darsi che io riesco in settimana ad incontrare Putzer e compagni in un incontro importante per stabilire a quel punto anche le future strategie e la comunicazione. Quindi questo era quello che stasera vi volevo raccontare, siete praticamente i primi a saperlo, perché siete davvero i primi.
Poi cercherò ovviamente di farmi aiutare per divulgare il più possibilmente sia la nascita di questo gruppo. Fatelo anche voi, ovviamente. È superfluo che vi dico che i primi che mi aspetto che si iscriveranno a questo gruppo Telegram siete proprio voi, un po' perché siete i primi a saperlo e poi perché ovviamente mi farebbe piacere. È come se creassimo il gruppo nel gruppo, cioè un po' quasi i fedelissimi, no? Voglio dire, perché poi c'è bisogno di sapere che hai delle persone che ti conoscono, che sanno chi sei, che sanno come operano e che ti sono vicini magari anche nei momenti difficili. Perché ci saranno, cercheranno di distruggere, come stanno già cercando di distruggere Putzer con attacchi violenti alla sua persona, con illazioni, calunnie addirittura molto pericolose, molto pericolose. Bisogna fare molta attenzione a questo. Vi ho sempre detto, il grande pericolo in questo momento non è tanto rappresentato da un problema che abbiamo o da un nemico, se lo vogliamo chiamare così, ma è spesso al nostro interno. È spesso all'interno di coloro che si dicono pronti a lottare per la patria contro un nemico, che poi sono i nemici, diventano dei nemici all'interno perché ostacolano poi le azioni. Io sono abituato a seguire chi al momento ha dimostrato di avere della leadership. Questo lo ha dimostrato Stefano Putzer, che non è un leader, è un anti-leader che diventa leader suo malgrado, che diventa leader suo malgrado. Questa è la cosa che dobbiamo capire e quindi io in quel momento mi do disponibile ad aiutare. Non ho la smania di fare io, non l'ho mai avuta, voi lo sapete, io sono sempre, ho sempre seguito chi potenzialmente ha dimostrato di poter stare a capo di un movimento, di un gruppo, cercando di dare il mio supporto. Ed è così che bisognerebbe ragionare e non che nascono gelosie o gente che pensa, magari senza averne le competenze, di essere loro alla guida di un grande movimento. Adesso non vale più uno uguale a uno. Poteva valere fin quando uno doveva portare in strada le persone, ma adesso dobbiamo passare alla fase della costruzione, della pianificazione delle strategie. E ci vuole competenza, ci vogliono le competenze. Io ho una piccola parte di queste competenze che riguarda la comunicazione, certamente, dopo 40 anni che opero in questo mondo, ma sicuramente avremo e ho bisogno di gente che sia anche da un punto di vista strategico preparato a dare le linee guida. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, perché è chiaro che c'è sempre dietro la novità, il cambiamento, staremo a vedere. Con questo io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.